Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a una ulteriore seduta. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti, felici di tornare nuovamente con voi. Bene cari amici, anche questa seduta è improvvisata. Bene sì, ultimamente stiamo improvvisando molte sedute, stiamo ritardando con delle sedute che a breve dovrebbero uscire, insomma. Sapete, fare un video porta molto tempo e abbiamo poco tempo, gloria a Dio, ma nel frattempo non vogliamo perdere, come dire, l'occasione e continuiamo, insomma, a fare dei video. Abbiamo sentito nel cuore di fare questo video e speriamo che sia da parte del Signore e che questa seduta possa beneficiare qualcuno. Noi ce lo auguriamo, lo facciamo con tutto il cuore. Noi abbiamo il sentimento di predicare l'Evangelo in tutto il mondo, possiamo dire, perché con questo canale, con la rete, gloria a Dio, con internet, si può veramente arrivare a qualsiasi parte del mondo. Gloria a Dio. Ringraziamo il Signore che, insomma, come già detto, lo ripetiamo, almeno tre nazioni, gloria a Dio, ci seguono assiduamente. Gloria a Dio, la Germania, l'Ucraina e gli Stati Uniti. Li salutiamo calorosamente, oltre che la nostra nazione, l'Italia. Bene, queste poche visualizzazioni che abbiamo, siamo felici perché, insomma, ogni tanto qualcuno ci scrive e ci ringrazia per i video. E questo ci incoraggia perché siamo esseri umani, gloria a Dio, e ci fa piacere, insomma. Come dice la scrittura, se avete una buona parola, usatela. Gloria a Dio, come dire, incoraggiatevi. A noi ci fa piacere. Benedetto è il santo nome del Signore. Bene, cari amici, questo video è sì improvvisato, come già detto, però l'oggetto ce l'avevamo nel cassetto del nostro cuore da un po' di tempo, forse da qualche anno. E vogliamo parlare del battesimo del credente nell'acqua. Qualcuno dirà, ma Alessio ne hai già parlato diversi anni fa, hai detto molte cose. E io rispondo, è vero, ho detto molte cose, ma c'è sempre qualcosa da dire. Non dimentichiamo che la parola di Dio è infinita, ragion per cui noi non riusciremo mai a dire tutto, ci sarà sempre qualcosa da dire. Benedetto è il santo nome del Signore, tanto più che nessuno ha tutto e solo Cristo ha tutto. E quindi quel poco che noi abbiamo, noi cerchiamo di darlo, benedetto è il nome del Signore. Quindi parleremo di alcune cose che non abbiamo mai parlato, anche se magari torneremo su alcune altre che invece ne abbiamo parlato, ma lo faremo in modo molto pragmatico perché appunto avendolo fatto altrove lo faremo un piccolo accenno, ma poi rimanderemo al video precedente. Benedetto è il nome del Signore. Bene. Vogliamo parlare del battesimo nell'acqua, in particolare sul fatto quando il battesimo nell'acqua va fatto al credente, perché nel web girano molti personaggi ambigui, molto ambigui, che si fanno passare per persone, per gente che sono di sana dottrina, ma che in verità non sono di sana dottrina. Perché dico questo? Perché questa gente ti porta all'80% di sana dottrina. Quindi l'ascoltatore a prima vista dice: ah, che bello, sono di sana dottrina. Ma poi dopo, in mezzo a questa tanta sana dottrina, ti mette piccoli frammenti di cattiva dottrina, tra cui la predestinazione, tra cui il rapimento della Chiesa alla fine della grande tribolazione, tra cui il legalismo religioso che è molto deleterio, e che questi cercano di svincolarsi da questa accusa, presentando il fatto che loro non presentano il legalismo farisaico, ma qui non si tratta di legalismo farisaico, ma piuttosto di legalismo cristiano, che è un'altra cosa. Poi vedremo alcune di queste cose durante, diciamo, questa seduta. Bene, non ci mettiamo a far nomi anche perché non vogliamo fare pubblicità, grazie a Dio. Insomma, non è che, anche se sono molto conosciuti, ma i loro video stanno sempre più scemando di visualizzazioni, ma comunque vogliamo rispondere in difesa della fede una volta insegnata. Noi vogliamo ricordarvi
che il cristianesimo, dal momento in cui è iniziato in questo mondo, è stato grandemente combattuto. Non vi dimenticate, scusate, quando il Signore Gesù Cristo è apparso nel mondo, subito Satana volle farlo fuori con la strage dei bambini, tant'è che dovette fuggire in Egitto. Benedetto è il santo nome del Signore. Così lo stesso cristianesimo, quando prenderà piede dopo la morte e la risurrezione del Signore Gesù Cristo, Satana vorrà uccidere tutti quanti i credenti. Vedi tutta la grande strage che c'è stata solamente qui a Roma, tantissime, forse anche milioni di morti, non lo so. Forse milioni no, ma sicuramente centinaia di migliaia di credenti, sicuramente sì, qui nel Colosseo ne sono morti tantissimi. E quindi Satana ha sempre cercato di uccidere la Chiesa, non ci è riuscito, e allora ha cercato di uccidere la Chiesa con l'apostasia, con la falsa dottrina. E quindi da quando il cristianesimo è presente nel mondo, c'è sempre stata la necessità di fare apologetica. Quindi per apologia si intende la difesa della fede. Così è cominciato il cristianesimo e così continuerà fino al millennio. Poi una volta che si entrerà nel millennio, allora finirà tutto perché Cristo scenderà in persona e regnerà con verga di ferro. E allora chiunque osi predicare qualcosa di diverso sarà, come dire, costretto a tacere e a seguire invece quello che deve essere la retta via. Ma nel frattempo il Signore ha chiamato a riprendere le tenebre. È proprio scritto così: riprendete le tenebre, cioè denunciatele. Cosa sono le tenebre? Tutto ciò che non è luce. Quindi, se la luce è la parola e la parola è la sana dottrina, le tenebre sono le false dottrine. Benedetto è il santo nome del Signore. Quindi noi siamo chiamati a denunciare le false dottrine. Benedetto il santo nome del Signore. E il legalismo religioso vuole fare, come dire, piazza pulita su tutto quello che trova e far passare i buoni per cattivi, i sani predicatori, gloria a Dio, i sani pastori, gloria a Dio, perché ci sono, i sani ministeri, le sane chiese, gloria a Dio, perché ci sono. E li vuole far passare, per cattivi. Soprattutto il legalismo religioso, non avendo un ministero pastorale, pretende insegnare al pastore, e questo, con questo non voglio dire che i pastori non hanno bisogno di essere consigliati affatto, però pretende di dire al pastore quello che deve fare. Io sono un pastore, molto piccolo, gloria a Dio. Ma io non mi sognerò mai di andare da uno che ha il ministero di evangelista, vero ministero di evangelista, come grazie a Dio questi cari fratelli, non voglio fare nomi, ma già abbiamo capito chi sono, che io apprezzo tantissimo, che stanno lottando per la sana dottrina e stanno girando tutta l'Italia, vanno per le piazze, loro si fanno chiamare il Vangelo senza pulpito. È meraviglioso questo ministero, si vede lontano un miglio che viene da Dio. E io vi benedico, perché benedire voi significa benedire Dio stesso, perché il vostro ministero viene da Dio. Alleluia! Chi ha occhi, chi è nato di nuovo, questo è scritto in Giovanni 3, chi è nato di nuovo vede il regno di Dio, vede la manifestazione del regno di Dio, vede laddove c'è il regno di Dio e dove non c'è. Chi non è nato di nuovo, che bla bla bla, non lo vede questo regno. Infatti, questi che sto citando io del legalismo, e cioè così li chiamo io, hanno chiamato questo ministero che io riconosco come legittimo da parte di Dio, lo hanno anche criticato per dire che gente che è questa. E insomma, è come se io, come stavo dicendo, andassi da un evangelista che ha il vero ministero di evangelista e gli andassi a dire a lui quello che deve fare, ma lui lo sa meglio di me. Questo non significa che ci possiamo consigliare gli uni gli altri, è un altro discorso. Ma ognuno ha il suo ministero, ognuno conosce le proprie problematiche e ognuno sa come fare. Ovviamente dobbiamo dar tutti conto al Signore.
Benedetto è il santo nome del Signore e dobbiamo imparare gli uni dagli altri, quello è un altro discorso. Ma da qui poi a fare video solo per infangare, 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 si sono spinti tanto, tanto in là, tanto oltre, che addirittura hanno avuto l'ardire di calunniare uno su tutti, David Wilkerson, che noi riconosciamo tutti come un vero servo di Dio, e non sapendo che cosa dire di questo servo, che adesso è alla presenza del Signore, per accusarlo gli hanno detto perché parlava con lo Spirito Santo. Pensate, pensate che personaggi che girano nel web. Ecco perché noi vi diciamo sempre, documentatevi chi sono, se hanno una chiesa come deve essere, se hanno un pastore, se sono un pastore qual è la chiesa che loro devono pastorare, insomma da dove vengono. No, sono personaggi così, apparsi nell'aria che non si sa da dove vengono, chi sono, dove vanno, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, cari fratelli, vogliamo subito iniziare. Si dice sempre no perché il battesimo nell'acqua va fatto al credente immediatamente e non che bisogna aspettare. Benissimo. È vero o è falso, qualcuno dirà, fratello Alessio, che il battesimo nell'acqua va fatto subito al credente, nato di nuovo? E io dico, dice la Bibbia, non Alessio, che il battesimo nell'acqua al credente, nato di nuovo, va fatto immediatamente. Sì, io lo dico. Ma, puntini, puntini, puntini. E adesso cominciamo a esporre quello che è la sana dottrina e sempre, se lo volete, accettare. Cominciamo, gloria a Dio, dal principio. Intanto, per iniziare, vogliamo fare una precisazione. Si sta parlando, da questo momento in poi, si inizierà a parlare, di coloro che seguono il vero Vangelo, quindi di chiese sane, di chiese sobrie, di ministri veri, di pastori veri, di evangelisti veri, di predicatori veri, di uomini di Dio veri, e non di apostati che non sanno che cos'è il battesimo nell'acqua, che lo impartiscono in modo errato, che se ne approfittano dei credenti, e tutte queste grandi cose che girano. Purtroppo il Signore ci ha detto che negli ultimi tempi si sarebbe concretizzata l'apostasia, ma è altresì scritto che un rimanente sarebbe rimasto fedele. Glielo ha detto anche a Elia il Signore. Guarda Elia che 7.000 ginocchia non si sono piegate ai Baali. Questo significa 7, totale perfezione e completezza, che ci sarà sempre un rimanente che non si piegherà. Anche se sarà una piccola greggia, come ha detto il Signore Gesù, ma questa piccola greggia ci sarà sempre. Ragion per cui ancora oggi c'è una piccola greggia che persegue la sana dottrina con molta difficoltà. Quindi noi stiamo parlando di questa, stiamo portando questa come esempio e non laddove le cose veramente avvengono in modo errato, dove si fanno i battesimi dopo anni, e si seguono vie che veramente non vanno seguite. No, no, quella è un'altra cosa, lì è giusto che vadano ripresi, è un'altra situazione. Ma adesso veniamo a noi. Partiamo in questo video dal presupposto che si sta parlando di chiese e di uomini e donne di sani principi biblici. Benissimo. E quindi vogliamo subito cominciare, in modo generale, a dire un pochino che cos'è il battesimo nell'acqua. Ora, siccome noi già lo abbiamo fatto altrove, noi torneremo nuovamente su alcuni aspetti già trattati, ma lo accenneremo solamente perché appunto lo abbiamo fatto altrove, quindi vi rimandiamo ai video. La prima cosa che noi dobbiamo sottolineare sul battesimo nell'acqua è che il battesimo nell'acqua non è un patto con Dio. Attenzione, io nel 2013 ho fatto un video che si intitola I 7 patti di Dio. In questo video spiego per filo e per segno
quanti sono i patti di Dio che si trovano nell'Antico e il Nuovo Patto, che sono sette, e che con Dio non si può fare un patto, anzi, con Dio si entra, ma nel suo patto, perché il patto è sempre di Dio. Quindi attenzione a chiamare il battesimo nell'acqua patto con Dio, perché è una gravissima bestemmia contro al Signore, ed è gravissimo. Ripeto, ho fatto il video, potete visionarlo se siete interessati. Benissimo. Ora, dobbiamo dire che il battesimo nell'acqua si fa solamente, unicamente e tassativamente per immersione. Per immersione. Non si può mai fare per aspersione. Questo è molto importante. È scritto in tutta la Bibbia: benedetto è il santo nome del Signore, che quando i credenti dovevano essere battezzati, lo troviamo anche quando il famoso passo che adesso prenderemo, il passo dell'eunuco, in Fatti degli Apostoli, capitolo 8, è scritto che tutti e due entravano nell'acqua. Quindi, se tutti e due entravano con i piedi nell'acqua, è chiaro che poi c'era una sommersione, una immersione, scusate, e non era una aspersione. Quindi il battesimo non potrà mai essere per aspersione, ma sempre per immersione, anche perché si chiama battesimo. E quando noi leggiamo la parola battesimo nella lingua tradotta, quindi nel nostro caso l'italiano, può trovare il tempo che trova questa parola. Ma nell'originale la parola battesimo significa essere completamente affogato nell'acqua. Infatti, nell'antichità, quando una città, pensate, non una persona o una casa, una città veniva sommersa dalle acque, si usava il termine battizo. Quindi è molto importante questo. Il battesimo è sempre per immersione. Ora però io a questo vorrei aggiungere qualcosa, e attenzione a quello che sto per dire. Io non dico che così dice il Signore, no. È una mia idea. Che io penso, la dico, e se sei d'accordo la puoi accettare, se non sei d'accordo la puoi rifiutare. Quindi che non si dica che Alessio ha detto così dice il Signore. No, non mi prendo questa responsabilità. Però dico qual è la mia idea, in base anche alla ragione e al raziocinio, che ricordiamo la parola di Dio non lo ha mai annullato, e che comunque la parola di Dio ha fatto eccezioni. Quando la sopravvivenza dell'uomo era in gioco. Vedi, per esempio, il fatto dei pani, che abbiamo parlato anche in uno dei nostri ultimi video, che erano i pani della presentazione, che potevano essere mangiati solamente dal sommo sacerdote e dai figli del sommo sacerdote, quindi i sacerdoti, la classe sacerdotale, e comunque dovevano essere mangiati nel luogo santo e non oltre. Bene, quando Davide ebbe fame non aveva nulla da mangiare, eppure fu fatta un'eccezione. Quindi io credo che ci possono essere delle eccezioni quando è in gioco la vita stessa della persona. Ovviamente la cosa va vista di volta in volta. Con tutto questo qualcuno potrà pensare gioco di parole, ma non è un gioco di parole, è una riflessione alla luce della scrittura, e come dire anche alla luce del raziocinio. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che il battesimo nell'acqua va fatto sempre per immersione? Può esserci una eccezione? Io dico sì, un'eccezione ci può essere. Sì, ci può essere, secondo me, già l'ho detto, ci può essere un'eccezione, però quando questa eccezione ci si presenta davanti va precisato che appunto trattasi di una eccezione, perché appunto in gioco la vita di qualcuno. E qual è questa eccezione? Te l'ho detto, quando si trova in gioco la vita di qualcuno. Facciamo finta che io mi voglio mettere in gioco io. Alessio Evangelisti, vado all'ospedale a trovare una persona e questa persona è un miscredente. Io gli predico il Vangelo di Gesù Cristo e questa persona accetta.
crede con tutto il suo cuore. Alleluia. E automaticamente questa persona vuole essere battezzata nell'acqua. Facciamo finta che questa persona non può essere assolutamente battezzata per immersione, perché altrimenti morrebbe. E facciamo finta che questa persona ha pochi giorni di vita, ma comunque vuole essere battezzato. Cosa faresti tu al posto mio? E tu sei un ministro. Voglio dire, a un certo punto, certi pesi li puoi sentire più di qualcun altro, magari no, non lo so. Cosa faresti tu al posto mio? Qualcuno dirà, beh, io semplicemente non lo battezzerei. O qualche altro ministro, che magari sta guardando questo video, direbbe così. E io rispondo, ne hai facoltà. Hai tranquillamente facoltà di farlo, e ognuno prende le proprie decisioni e ognuno si prende le proprie responsabilità. E anche io mi prendo le mie responsabilità. Io, Alessio Evangelisti, penso che tutto sommato, se lui sta per morire e veramente vuole essere battezzato e non può essere immerso nell'acqua perché morirebbe prima del tempo, io penso che in quel caso, precisando che appunto è una eccezione, si può fare in quell'unico caso eccezionale per aspersione. Qualcuno dirà, sei un matto. E come rispondo sempre io, ma guardate che comunque non sono in cattiva compagnia. Perché se voi avete letto, e con questo non sto dicendo che questo scritto sia uno scritto che viene dal cielo, che sia ispirato da Dio, eccetera, eccetera. Dico solamente che nell'antichità, nell'era apostolica, c'erano dei fratelli che hanno scritto un quaderno, chiamiamolo così, un manoscritto, intitolato La Didache. E la Didache, non mi ricordo, dovrebbe essere del 60 d.C., quindi era proprio in epoca apostolica. La Didache dice che bisogna battezzare per immersione, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco qui che Matteo 28:19 trova già un riscontro antichissimo, oltre che quello scritto 28:19. E dice che se non c'è acqua, perché ti trovi nel deserto, se proprio non c'è acqua, allora a quel punto, in via eccezionale, puoi fare il battesimo con aspersione, 3 volte lo devi aspergere, e una volta nel nome del Padre, 2 volte, la seconda volta nel nome del Figlio e la terza volta nel nome dello Spirito Santo. In quel eccezionale caso lo puoi fare. Ci tengo a ripetere che non sto dicendo che sia qualcosa che viene dal cielo, che sia ispirato, ma se sto semplicemente dicendo che, come io ho un parere personale, come potete vedere sono in buona compagnia, perché proprio agli arbori del cristianesimo c'erano persone che la pensavano esattamente come me. E io non è che sono arrivato a questa conclusione perché ho letto La Didache, no, ci sono arrivato da solo. In più, vedendo appunto La Didache, ho unito le due cose e mi sono sentito, come dire, in buona compagnia. Ad ogni modo, se pensate che io abbia sbagliato, fatemelo presente e descrivete l'errore, gloria a Dio, descrivetemelo, guarda che tu hai sbagliato per questo e per questo motivo, e se io vedo che veramente ho sbagliato, ma io sono prontissimo a reiterare, perché è giusto che sia così. Ora, l'ho detto un miliardo di volte e lo voglio nuovamente dire al fine proprio di far sì che nessuno possa mai pensare che io, predico queste cose. Attenzione, io sto dicendo che il battesimo va fatto esclusivamente e unicamente per immersione sempre. Ma proprio in caso, come già detto, proprio di vita o di morte, che c'è la persona che sta per morire, che ha, che ne so, 30 giorni di vita, non può uscire dall'ospedale, non può essere immerso in una vasca perché altrimenti muore,
In quel caso, io, Alessio Evangelisti, e non dico Dio o il Signore nella sua parola, no, no, io penso che sia una cosa buona, gradita anche al Signore. Se ho sbagliato, fatemelo presente. Benedetto è il santo nome del Signore. Bene. Quindi, bisogna precisare che il battesimo nell'acqua va fatto sempre, unicamente e tassativamente per immersione. Un altro fattore molto importante del battesimo nell'acqua è che va fatto agli adulti. Non può essere fatto, e questo sempre, non ci sono eccezioni. Proprio non ti inventare niente, neanche una. Il battesimo nell'acqua è un abominio farlo ai neonati. Proprio un abominio. Se noi andiamo in Marco 16, e lo vado a cercare nella mia Bibbia, Marco 16, dovrebbe essere il verso 15, Marco 16, esatto, Marco 16, verso 16, Marco 16, 16, e leggiamo sempre nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. È scritto: chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Nota bene, chi avrà creduto. È ovvio che un bambino appena nato non può credere. Benedetto è il nome del Signore. Il bambino appena nato non può ricevere, come dire, la predicazione, perché il bambino appena nato non comprende, non capisce, non conosce la tua lingua neanche. Non sa niente, è un bambino appena nato, non sa niente. Cosa gli vuoi predicare tu a un bambino appena nato? Ecco perché noi non possiamo assolutamente battezzare i neonati. Questo si fa soprattutto perché si vuole prendere dominio, come se fosse una casta, quindi prendere potere. Ecco perché si dice oggi sono tutti di quella religione, perché magari battezzati, ma poi i tre quarti di quella religione non hanno messo piede nella loro chiesa negli ultimi 20 o 30 anni, ma solo perché sono stati battezzati da piccolini, da neonati. Poverini, neanche sapevano quello che facevano, vengono considerati di quella religione, ma non lo sono, in effettivo e in concreto. Benedetto è il santo nome del Signore. Ora, se noi andiamo in Matteo 19, il verso 14, leggiamo: ma Gesù disse: lasciate quei piccoli fanciulli e non li divietate di venire a me, perché di tali è il regno dei cieli. Quindi noi vediamo, altrove dirà che i piccoli fanciulli sono come angeli, benedetto è il nome del Signore, sono come angeli del cielo, che dobbiamo imparare da loro. Quindi il piccolo fanciullo, il neonato, il bambino, è già salvato. Non ha bisogno di ricevere la salvezza, perché è un angelo di Dio, è già salvato. E quindi è un'aberrazione battezzare un neonato. Ora tutte queste cose già le abbiamo trattate altrove, quindi non ci soffermeremo molto, ma ad ogni modo questa piccola precisazione ve la vogliamo concedere nuovamente. E qualcuno potrà dire: vogliamo aspettare prima di andare in Luca 17:34, esatto, Luca 17:34. Quindi, come stavo per dire, prima di leggere Luca 17:34, come stavo per dire, qualcuno potrà dire o potrà pensare: no, è che noi li battezziamo, i bambini, i neonati, nell'acqua, perché prendono la fede dei genitori. Prendono la fede dei genitori. E quale fede prendono dei genitori? Scusate.
Se la fede è personale, se la salvezza è personale, non è generazionale. Noi abbiamo fatto un video sulle maledizioni generazionali. Così come non ci sono maledizioni generazionali, così non ci sono neanche benedizioni generazionali. Lascia stare il passo lì dei 10 comandamenti che dice se tu avrà fatto questo sarà benedetto fino alla decima generazione, eccetera, eccetera. Attenzione, lì noi l'abbiamo spiegato appunto nel video. Le maledizioni generazionali. No, attenzione. Intanto le maledizioni generazionali non esistono. Le benedizioni generazionali parla di chi fa del bene. Se tu fai del bene, allora sarai benedetto, ma se fai del male, sarai maledetto. Tu non prendi la fede dei tuoi genitori, perché la fede è personale, la salvezza è personale. Se tu leggi Luca, capitolo 17, verso 34, dice: Io vi dico. Qui parla del rapimento della Chiesa. Io vi dico che in quella notte due saranno in un letto, uno sarà preso, l'altro sarà lasciato. Qui sta parlando di due che saranno in un letto, quindi una famiglia, un nucleo familiare. Eppure l'uno viene preso, l'altro viene. Quindi non si tratta che siccome uno è salvo, a sua volta anche l'altro deve essere salvato. No, non è così che funziona, perché la salvezza è personale. Alleluia. Chi avrà creduto? È personale. Chi avrà creduto? Non dice che se tu credi automaticamente poi crederà tutta quanta la tua famiglia. Lo abbiamo letto qui, quando c'è quel passo famoso che spesso viene travisato quando l'Apostolo Paolo dice: Se tu avrai creduto sarai salvato tu e la tua famiglia. Ma quella fu una profezia che l'Apostolo Paolo fece. Infatti, noi ricordiamo che i 12 apostoli avevano tutti e 5 ministeri e tutti e 9 doni. Di conseguenza erano anche profeti. E quindi lì l'Apostolo Paolo ha profetizzato a quel carceriere di Filippi. E gli ha detto: se tu, proprio tu, carceriere di Filippi, non tutto il mondo, tu, carceriere di Filippi, se tu credi, sarai salvato tu e la tua famiglia, perché anche la tua famiglia crederà, perché gli fu rivelato dallo Spirito Santo. Cosa è successo? Che il carceriere ha creduto, di conseguenza la profezia si è adempiuta. Infatti è scritto che il profeta si riconosce come valido quando, dopo aver profetizzato, se quello che lui ha detto trova riscontro, allora il profeta è vero e viene da Dio. E infatti così è stato nei confronti dell'Apostolo Paolo. Ora, se fosse vero che questo passo implicherebbe tutto il mondo, cioè che chiunque crede in automatico tutta la famiglia si converte, perché in Luca 17,34 è scritto che due saranno in un letto, quindi una famiglia e solo uno sarà preso? Rispondi, aspetto la tua risposta. Con questo non significa che quando noi ci convertiamo non dobbiamo pregare per i nostri parenti e il Signore non li vuole salvare. Questo è un altro discorso. Amen. Gloria a Dio. Noi preghiamo per questo, ma non è in automatico e comunque Dio lascia sempre il libero arbitrio. Che ne dicano i legalisti, di cui abbiamo già fatto nome, che dicono che c'è una predestinazione, che questa è una dottrina satanica. Se noi andiamo in Ezechiele, credo, Ezechiele 13, non mi ricordo. Ezechiele, aspettate che lo vado a cercare. Ezechiele qualcosa. Allora, Ezechiele. Ezechiele 18. Ezechiele 18, verso 19 e 20 dice: Seppur dite, perché non porta quel figlio l'iniquità del padre?
perciò che quel figlio ha fatto giudizio e giustizia ed ha osservato tutti i miei statuti e li ha messi ad effetto, di certo egli vivrà. La persona che avrà peccato, quella morrà. Il figliuolo non porterà l'iniquità del padre, né il padre l'iniquità del figlio. La giustizia del giusto sarà sopra di lui e l'empietà dell'empio altresì sopra di lui. Ognuno porterà la propria iniquità e ognuno porterà la propria salvezza. E quindi, come abbiamo già detto, il fanciullo è già salvato. Lo ha detto Gesù, lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me, perché di tali è il regno dei cieli. Ragion per cui, di quale salvezza hanno bisogno e di quale fede hanno bisogno o di quale eredità hanno bisogno per quanto riguarda l'eventuale fede che dovrebbero ereditare da parte dei genitori secondo alcune posizioni. Questo è alquanto antibiblico. Benedetto il nome santo del Signore. Bene, andiamo avanti. Alleluia, Signore. Vogliamo tornare a Marco 16, 15. Marco 16, 15. Potete seguirci con le vostre Bibbie. Marco 16, 15. Nota bene quello che è scritto, no, 16:15, 16:16, è scritto chi avrà creduto, chi avrà creduto, sia battezzato. Chi avrà creduto, quindi il battesimo si fa dopo aver creduto, non prima, si fa dopo aver creduto. Questo è importante, non lo puoi fare prima, anche perché uno che non crede non si battezzerà mai, perché giustamente non crede. Ma uno che ha creduto automaticamente è nato di nuovo. Questo lo dice Vangelo di Giovanni, capitolo 3. Dal verso 16 in poi c'è tutta la descrizione, gloria a Dio, della luce, insomma, che Dio ha tanto amato il mondo, che noi siamo nati di nuovo, eccetera, eccetera. Anzi, vogliamo leggerlo, Giovanni 3. Diciamo dal verso non proprio 16. Santo, santo, anzi, no, ancora prima del verso 16, nel verso numero 3, Gesù risponde a Nicodemo, che ricordiamo che Nicodemo era andato da Gesù di notte ed era uno dei principali, dei rettori, e gli fa alcune domande e Gesù gli dice a Nicodemo, in verità io ti dico, che se qualcuno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Vedete, non tutti possono vedere il regno di Dio. Oggi è spirituale il regno di Dio. E Nicodemo gli disse: come può un uomo, essendo vecchio, nascere? Può egli entrare una seconda volta nel seno di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità, io ti dico che se qualcuno non è nato di acqua, che è la parola di Dio, e anche lo Spirito Santo e di Spirito, quindi ecco qui lo Spirito Santo che ti fa nascere dentro il nuovo Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo Spirito è Spirito. E quindi quando noi nasciamo di nuovo, perché abbiamo creduto e lo Spirito Santo ha aperto il nostro, come dire, la nostra mente, il nostro spirito, perché possiamo vedere il regno di Dio, automaticamente nascendo di nuovo, noi entriamo nella salvezza e quindi siamo già salvati. Quindi
Quindi il credente non fa il battesimo nell'acqua per essere salvato, ma il credente fa il battesimo nell'acqua perché è stato salvato, perché è nato di nuovo. Alleluia! Ora, attenzione qua, attenzione qua, perché il battesimo nell'acqua è importantissimo. Ma andiamo piano, andiamo piano. Alleluia, Signore. Cosa significa il battesimo nell'acqua? Lo troviamo in Romani 6. Romani 6, e lo vado a cercare nella mia Bibbia. Romani 6, e vediamo un pochino dove sta il verso che ci interessa. Vabbè, in verità è un po' qua quasi tutto. Vabbè, cominciamo a leggere. Romani 6. Che diremo dunque? Rimarremo noi nel peccato a ciò che la grazia abbondi? Allora, attenzione a questa frase. Rimarremo noi nel peccato a ciò che la grazia abbondi? Insomma, siccome siamo salvati per grazia e non per opere, che vogliamo fare? Vogliamo vivere come ci pare? L'Apostolo dirà così non sia. Esatto. La stessa cosa avviene con l'essere nato di nuovo. E il battesimo. Che diremo noi? Allora, io a questo punto porto l'esempio parallelo. Siccome siamo nati di nuovo, non faremo noi il battesimo nell'acqua, tanto il battesimo non è per essere salvati e quindi io sono già salvato. A che mi serve fare il battesimo nell'acqua? Risposta: così non sia. No. Come qui è scritto, rimarremo noi nel peccato a ciò che la grazia abbondi, dice così non sia, allo stesso modo rimarremo noi senza essere battezzati in acqua solo perché siamo già nati di nuovo, così non sia. Benedetto il nome del Signore. Poi continua e dice, noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Ecco qui che entra il battesimo nell'acqua. E infatti dice, ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Gesù Cristo, qui sta parlando del battesimo nell'acqua, siamo stati battezzati nella sua morte. Ecco qui. In questo possiamo prendere in prestito il fatto che l'apostolo, che il nostro, non l'apostolo, il nostro fratello Giacomo, ok, nella sua epistola, parla delle opere. Ok? E della fede. Una persona dice io ho le opere, l'altra persona dice io ho la fede. Ora, uno dice ha la fede, l'altro dice ha le opere. Chi ha ragione? Nessuno dei due. Perché le opere senza la fede sono morte e la fede senza le opere è morta. Quindi la fede è quello che ci fa entrare in questa via, mediante la grazia, ma una volta entrati dobbiamo fare le opere. Le opere sono l'ubbidienza ai comandamenti del Signore. E quindi una volta che noi siamo stati salvati, dobbiamo ubbidire ai comandamenti. Il primo comandamento che ci sta davanti, qual è? Battezzati. Alleluia. Senza opere non c'è salvezza, è scritto in Giacomo. Ora però, dopo che siamo nati di nuovo, dopo che siamo entrati nella grazia, prima c'è la salvezza per grazia mediante la fede, dopo le opere, quindi l'ubbidienza. Quindi i comandamenti. Primo comandamento che ci troviamo davanti, il battesimo nell'acqua, abbiamo già detto. Una vita nuova, la santità, la santificazione, eccetera, eccetera. Ma il primo comandamento in assoluto da fare è proprio il battesimo nell'acqua. Ed è molto importante. Che cos'è il battesimo nell'acqua? È, prima cosa, un atto di ubbidienza. Seconda cosa, è un simbolismo. Perché qui dice che ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Gesù Cristo, siamo stati battezzati nella sua morte, quindi qui lo scrittore ci sta dicendo che quando il credente viene battezzato nell'acqua,
Vieni quindi immerso, ricordiamo che battezzare significa essere immerso, è un simbolismo che rappresenta la morte di Cristo. Quindi come Cristo è morto, anche noi dobbiamo morire. Morire a cosa? Al vecchio uomo, al peccato, alla carne, alla mondanità. Per essere risuscitati, infatti, noi siamo dunque stati con lui seppelliti per il battesimo a morte. Quindi immersi nell'acqua è una simbologia di qualcuno che muore alla vecchia vita. Entra il vecchio io ed esce il nuovo essere. A ciò che, siccome Cristo è risuscitato dai morti per gloria del Padre, ecco qui, risuscitare, quindi entra, vieni seppellito, muori. Poi, come Cristo è risorto, allo stesso modo, quando il battezzato fuoriesce, simboleggia il nuovo essere, la nuova anima, la nuova persona. Noi ancora similiantemente camminiamo in novità di vita. Ecco qui la fede, le opere, quindi la santità e il mettere in pratica la parola del Signore. Quindi con questo, ci fermiamo nel verso 4, possiamo vedere che con il battesimo nell'acqua il credente viene inserito a pieno titolo nella famiglia del Signore che è la Chiesa. Ma andiamo piano, adesso vi ci porto piano piano. Perciò che, se siamo stati innestati con Cristo alla conformità della sua morte, certo lo saremo ancora a quella della sua risurrezione. Sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato con lui crocifisso, vedete? Questa è tutta una simbologia che sta proprio nel battesimo. A ciò che il corpo del peccato sia annullato, affinché noi non serviamo più al peccato. Quindi non posso fare come mi pare. Quindi una volta che io sono nato di nuovo, sì, sono nato di nuovo e sono nato per grazia, mediante la fede, ma non per questo posso camminare come mi pare. Devo camminare in novità di spirito, in santificazione, nelle opere descritte appunto nei comandamenti o dai comandamenti. Così quando la persona nasce di nuovo deve camminare in novità di spirito, deve camminare nella luce, nei comandamenti del Signore. Primo comandamento, battezzati. Ottemperando a questo comandamento dimostri di aver ricevuto la nuova nascita con le opere. Perché dalle opere o dai frutti si riconosce l'albero e quindi dimostri che veramente fai parte della Chiesa di Gesù Cristo. Ma andiamo piano, perché c'è ancora da dire. Verso 7. Poiché colui che è morto è sciolto dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo che altresì vivremo con Lui. Sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non signoreggia più sopra di lui. E il verso 10 in questo è molto descrittivo, perché dice: perciò che, in quanto egli è morto al peccato una volta, ma in quanto egli vive, vive a Dio. Quindi è scritto che Gesù Cristo è morto una volta sola e quindi il suo sacrificio non si può ripetere più volte. E questo viene ribadito ulteriormente nell'Epistola agli Ebrei. Ragion per cui, come Cristo è morto una sola volta e la sua morte non si può ripetere nuovamente, ecco qui che la transustanziazione è una cosa diabolica, ma questa è un'altra storia. Quindi come Cristo è morto una sola volta e la sua morte non si può ripetere, allo stesso modo il battesimo del credente nell'acqua, rappresentando questa morte di Cristo e questa risurrezione del nuovo uomo,
che appunto come Cristo è morto ed è risuscitato, l'uomo viene immerso nelle acque, simboleggia il vecchio uomo che muore, e l'uomo che esce dall'acqua simboleggia il nuovo uomo, così come Cristo è morto una sola volta, allo stesso modo il credente deve essere battezzato una sola volta. Il battesimo nell'acqua non si può ripetere mai. È una blasfemia. Quando Fatti degli Apostoli è scritto che il battesimo venne ripetuto, non è vero che venne ripetuto il battesimo nell'acqua, lì sta parlando del battesimo dello Spirito Santo, che è un'altra cosa. Attenzione, come Cristo è morto una volta e il battesimo nell'acqua raffigura la morte e la risurrezione del Cristo nel credente, così il credente deve essere battezzato una sola volta nelle acque o nell'acqua. Vediamo un po' che altro dice. Poi conclude e dice: così ancora voi reputate che ben siete morti al peccato, ma che vivete a Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Verso 12: non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per obbedirgli nelle sue concupiscenze. Credo che si sia capito quello che abbiamo visto alla luce del Signore. Credo che sia stato spiegato bene. Santo è il nome del Signore. Ho detto una cosa molto importante, che il battesimo nell'acqua ti dà pieno diritto di entrare a pieno titolo nella Chiesa del Signore. Questo lo apprendiamo da più fattori. Uno di questo, un altro fattore, oltre quello che già abbiamo spiegato, è la cena del Signore. Noi abbiamo appena visto che il battesimo nell'acqua rappresenta, è correlato alla morte e la risurrezione del Signore. Okay. Ora, se noi andiamo in Prima Corinti 11, eccolo qua, Prima Corinti 11, verso 25, dice Prima Corinti 11 verso 25: parimente ancora prese il calice dopo aver cenato, dicendo: questo calice è il nuovo patto, che sarebbe il settimo patto, che si trova nel secondo patto, perché la Bibbia è divisa in due patti: alleanza, accordo, testamento, in ebraico berit o brit, come vogliate dire o pronunciarlo, gloria a Dio. E quindi nell'antico patto ci sono sei patti, e nel nuovo patto, appunto, il nuovo patto è il settimo, è l'ultimo patto. Questo lo abbiamo spiegato in quel video. E quindi questo calice, disse Gesù, è il nuovo patto. Nel sangue mio. E qui sta parlando della cena del Signore. Attenzione, qui Gesù Cristo sta instaurando la cena del Signore, che comunemente in teologia si dice la Santa Cena. Okay. Ma che nella parola di Dio la troviamo descritta con il termine cena del Signore. Ora, non è peccato chiamarla Santa Cena, non facciamo come i legalisti. Quindi, sta parlando della cena del Signore, o della Santa Cena, che dir si voglia. Questo calice è il nuovo patto nel sangue mio. Fate questo ogni volta che voi ne berrete, in rammemorazione o in ricordo di me. Perciò che ogni volta che voi avrete mangiato di questo pane, si tratta di pane, non di ostie, o bevuto di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga, quindi anche il ritorno, quindi anche la risurrezione.
Quindi noi vediamo che come il battesimo nell'acqua ricorda il battesimo nell'acqua, Spirito Santo, apri la mente a me che parlo e a chi ascolta. Ascolta, ascolta. Come il battesimo nell'acqua, descritto in Romani 6, raffigura la morte di Cristo e la risurrezione di Cristo nel credente, così la cena del Signore o la Santa Cena descrive la morte del Signore, la risurrezione del Signore e il ritorno di Cristo per rapire la sua Chiesa. Alleluia! Ecco perché quando si fa il battesimo nell'acqua, in concomitanza a questo, bisogna appena possibile, se è possibile lo stesso momento, lo stesso giorno, fare o la settimana dopo, insomma, fare la cena del Signore, perché i due eventi sono uno, sono correlati. Benedetto il nome del Signore, ed è proprio per questo che il credente entra a pieno titolo a far parte del corpo di Cristo, perché è un corpo che solo Cristo è il capo e tutti gli altri sono sotto. Ecco perché il battesimo nell'acqua è importantissimo. Anche se non si fa per essere salvati, come già detto, ma perché è già salvati, perché si è già creduto, ma non per questo non è importantissimo, perché appunto, primo, è un comandamento, secondo, è il primo comandamento che subito ci troviamo davanti, terzo, ci fa entrare a pieno titolo nel corpo di Cristo. Non perché prima non lo eravamo o perché non eravamo già salvati, ma questo lo abbiamo già visto e già spiegato. Alleluia. Non è meravigliosa la parola di Cristo? Ma questa parola va insegnata, questa parola va spiegata, questa parola va predicata, questa parola va creduta, va accettata, va vissuta. Questa parola è la nostra fede. Altrimenti, in che cosa credi? Alleluia, Cristo vive. Andiamo avanti perché da dire ce n'è tanto. Bene. Cari amici in ascolto, io spero di essermi spiegato, che Dio mi dia luce a me per spiegarmi e a te per comprendere. E adesso veniamo a noi. Bene, quando va fatto il battesimo nell'acqua? Domanda categorica. Quando va fatto il battesimo nell'acqua? Risponde la scrittura. Dopo essere nato di nuovo. Semplice. Chi avrà creduto? Crede e accetta, perché bisogna non solo credere. Attenzione, prendiamola tutta la scrittura, non è solo credere, è anche accettare. Perché in Giacomo mi sembra che è scritto che pure i diavoli credono. E che molti dicono Signore, Signore. Attenzione, qui si sta parlando di nuova nascita, non solo di credere. Ah, perché molti dicono, ah no, ma io credo. Sì, credono, poi parleremo di questi. È lì che nasce tutta la situazione. Che purtroppo solamente chi è pastore sa, perché quelli che non hanno nessun mistero e si mettono a fare i legalisti, che non hanno neanche una chiesa a fare video, tutte queste cose non ve le dicono a voi, ma ve le diciamo noi. Quindi, quando va fatto il battesimo nell'acqua? Risposta: appena nasci di nuovo, subito lo puoi fare. Sì, subito lo puoi fare. Il punto è capire se sei nato di nuovo. Ah, è questo il punto. Eh sì, cari amici. Perché, siccome io sono nel mio piccolo, un piccolo pastore, io vi posso dire tanti, 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 non pochi, vogliono fare il battesimo nell'acqua. Sì, vogliono fare il battesimo nell'acqua. E come si dice, per
peccatore bagnato entra, peccatore bagnato esce. Sì, hanno una doppia vita, vivono una vita di fornicazione, vivono una vita di adulterio, non gli interessa niente del Vangelo, però vogliono fare questo rito. E tu lo sai che loro vivono così. Domanda, glielo dobbiamo fare? A una persona che tu sai, sei cosciente, che ha una doppia vita e che non è un cristiano. O se si crede, ma pure il diavolo crede. A una persona così glielo fai? Domanda. Questo ti dice la Bibbia? Di farglielo? Non so, forse qualcuno dirà, ah, ma tu non devi giudicare. Ah, questo dice la tua Bibbia, la mia non dice questo. La mia dice, non gettare le perle ai porci. Ah, non ci avevi mai pensato, non gettate le perle ai porci e applicarlo al battesimo, vero? Ah, quello non ci avete mai pensato. Beh, ve lo facciamo pensare noi. Che ci siamo a fare qua? Scusate, questa la indirizziamo ai legalisti, non ai sani credenti. Ci mancherebbe. Alleluia. Signor legalista, non ci avevi mai pensato? Non gettare le perle ai porci? Vuoi fare il battesimo a tutti? Fallo. Prendi le tue responsabilità. Benedetto il nome del Signore. Bene. Quindi a me è capitato di avere, di trovarmi davanti a queste situazioni e ovviamente mi sono tirato indietro. Poi che cosa succede? Che le persone vanno da altre parti. Vanno da altre parti a cercare qualcuno che sia un buon samaritano, concedetemi questo termine, e vanno a cercare il buon samaritano di turno. Trovato il buon samaritano di turno, che non si informa perché non gli è stato fatto il battesimo a quella persona, e chi è il suo pastore? Perché se qualcuno viene da me e mi dice, sai, io voglio fare il battesimo in acqua, io dico, scusa, ma in quale chiesa vai tu? Non vai in una chiesa. No, è che il mio pastore non me lo vuole fare. Lampadina. Perché il tuo pastore non te lo vuole fare? Chi è il tuo pastore? Veditela col tuo pastore. E infatti, poi capita che trovano il buon samaritano di turno, gli fa il battesimo nell'acqua, questo buon samaritano di turno, e nel fare il battesimo nell'acqua questa persona annuncia davanti a tutti quanti, chi vuole fare il battesimo nell'acqua venga e si tuffi pure lui, e diventa un bagno pubblico, alleluia, altro che battesimo nell'acqua, diventa una carnevalata, e carnevale è una festa satanica, attenzione. Il battesimo nell'acqua, caro amico che mi ascolti, è una cosa preziosa, oserei dire sacra, concedetemi questo termine, perché rappresenta e raffigura la morte di Cristo, il sangue di Cristo, è una cosa santa, e chi fa il battesimo nell'acqua e va fatto deve essere una persona nata di nuovo, che ha lasciato la vecchia vita, che ha lasciato la fornicazione, l'adulterio, l'omosessualità, le droghe, le lascivie, i litigi e tutte queste cose buie che si trovano in questo mondo. Leggete Galati capitolo 5, tutta la lista che fa. È una cosa sacra, sacra, se si può dire. Forse qualcuno dirà, non si può dire sacro, va bene, ok? Non è così, scusate, ho sbagliato, sono un uomo come te. Comunque è una cosa santa, ok? È più corretto dire santo e non sacro, hai ragione. Anche io sbaglio, gloria a Dio. Ma per farti capire quanto è importante il battesimo nell'acqua, anche se non lo si fa per essere salvati, ma comunque correlato nella salvezza, perché è l'ubbidienza. È una cosa che Cristo è morto per impartirti questo comandamento. Ti rendi conto quello che ha fatto Gesù? E si fa una sola volta nella vita.
E quindi è bene che la persona che faccia il battesimo nell'acqua sia una persona nata di nuovo e non qualsiasi signore o signora che viene nella chiesa e dice voglio fare il battesimo nell'acqua e tu sai che quella persona non cammina con Cristo. O magari viene oggi in chiesa e lo rivedi dopo 3 mesi e viene una volta ogni trimestre e scusate, non fa parte del tema, ma in qualche modo ce lo dobbiamo far entrare, perché accade anche questo. Qualcuno dirà adesso sei uno di quelli che il credente deve sempre essere presente nella chiesa. Lascia stare quello che dice Alessio Evangelisti, che non conta niente. Ti ricordo quello che dice la Bibbia. Qualcuno dirà, sì, già lo so, me l'hanno detto 1 miliardo di volte, Ebrei 10:25, non trascurare la comune radunanza. E io ti rispondo, bravo, la conosci bene la Bibbia. Ebbene, proprio perché la conosci così bene, io non ti cito quello, te ne cito un altro di comandamento. Gesù ha detto di amarci gli uni gli altri intensamente e chi non ama suo fratello non ama neanche Dio. Rispondimi, quando tu sei innamorato di qualcuno o di qualcuna, ci esci una volta ogni 3 mesi? Perché allora con i tuoi fratelli in Cristo Gesù li vai a trovare nella comunità se provi amore per loro una volta ogni 3 mesi? Dov'è l'amore di Dio nel tuo cuore per te? Aspetto la risposta. E poi dicono di avere amore per Dio, per i fratelli, non vanno in chiesa e poi, il pastore mi deve. Io sì, padroni. Che altro devo fare io? E quindi, sì, padrone. Va bene io battezzarti te. Che altro devo fare, osire? Vi sembra una cosa giusta? E soprattutto tu, che ti trovi in questo stato, se stai guardando questo video, ti sembra giusto che tu venga battezzato nell'acqua in questo stato, quando hai una doppia vita, quando non sei nato di nuovo? Ma cosa vuoi ottenere con questo? Cosa pensi di ottenere con questo? Non ti dà la salvezza il battesimo. Tu non sei salvato perché vieni battezzato. Già l'abbiamo spiegato, non ci ritorniamo sopra. Quindi piuttosto ravvediti, credi nel Signore Gesù. Accetta il Signore Gesù, perché non basta credere, bisogna anche accettare. E allora vai dal pastore, dall'anziano, da chi te pare. Non è che deve essere per forza il pastore. Alcuni odiano questo ministerio. Va bene, ti rispetto, vai da qualcuno e fatti battezzare. Non ha importanza se sei nato di nuovo. Ma accetta Gesù. Sì, il battesimo nell'acqua va impartito subito? Sì, se sei nato di nuovo. Se no, no. Lasciamo stare poi quello che fanno nelle chiese che non sono sane. Già l'ho detto al principio, qui si sta parlando delle chiese sane. Il punto è che molto spesso la gente, come dire, vuole la forma, vuole la liturgia, ma non vuole la potenza. Cos'è la potenza? È scritto in Timoteo. Negli ultimi giorni, verranno degli uomini che per il prurito di udire si accumuleranno dottori, falsi dottori, falsi maestri, eccetera, eccetera, e avendo l'apparenza della pietà, ne avranno rinnegata la potenza della nuova nascita, la potenza di fare una vita santa, di camminare in santità, la potenza di camminare in novità di spirito. Questa è la potenza che parla il Signore nella sua parola. Quando va fatto il battesimo nell'acqua? Quando hai creduto, quando hai accettato, quando sei nato di nuovo, subito. Amen. Ora però, attenzione, vogliamo andare per gradi, perché c'è ancora qualcos'altro da dire. Domanda. La persona
che ha ricevuto, che deve ricevere il battesimo nell'acqua. Deve fare un corso biblico, una università teologica, una scuola biblica, prendere 3 diplomi, fare 6 mesi di tirocinio, eccetera, eccetera, eccetera. Io dico, e questo lo dico però alla luce della parola di Dio, e adesso lo dimostrerò. La persona che deve ricevere il battesimo nell'acqua deve capire quello che sta facendo. Questo non significa che devono passare 6 mesi, 9 mesi, 10 anni, no. Però deve capire quello che sta facendo. E infatti si prende in prestito un passo che si trova, se non vado errato, in Fatti degli Apostoli 8. Ed è il passo di Filippo e l'eunuco, l'etiopo. E si prende questo passo e si dice: perché come Filippo battezzò subito l'eunuco, così devi fare anche tu, pastore. Hai capito? Questo dice il legalismo. E io rispondo: ma la conosci la Bibbia tu? No, mi è venuto un dubbio. Sai, una cosa è predicare, e tutti possiamo predicare, poi insegnare, dobbiamo conoscere la Bibbia, il giudaismo e tante altre cose. Se no dici sciocchezze. Vogliamo leggere il passo interessato, che si trova in Fatti degli Apostoli 8, dal verso 26. È un video un po' polemico, mi rendo perfettamente conto che è un po' polemico, però comunque è un po' di polemica, penso che male non fa. Se è una polemica sana, è una polemica biblica, è una polemica razionale, e soprattutto c'è molto insegnamento in questa, diciamo, sorta di polemica che stiamo facendo, che penso che in questo mare di confusione in cui ci troviamo, che fu profetizzato dalla scrittura che negli ultimi tempi ci sarebbe stata una grande Babilonia, e ricordiamo che Babilonia sta per confusione, ma confusione spirituale, attenzione, poi a sua volta la confusione spirituale si traduce anche in confusione materiale, perché se la Chiesa sta in confusione, immaginiamo il mondo, che la Chiesa, che il mondo come unica luce ha la Chiesa. Gesù l'ha detto: voi siete la luce del mondo. Ovviamente la luce delle luci è Cristo, alleluia, ma a sua volta noi riflettiamo la luce di Cristo, e Cristo annuncia il suo Vangelo tramite la Chiesa, oltre che lo può fare anche direttamente, ci mancherebbe. Ma adesso veniamo a noi. Ascoltate, un angelo del Signore parlò a Filippo, dicendo: levati Filippo, vattene verso mezzogiorno alla via che scende di Gerusalemme in Gaza, la quale è deserta. Quindi c'era una grande opera, stava in mezzo a tanta gente, e a un certo punto lo manda in una via deserta. Pensate. Ecco qui i ministeri piccolini, come quello mio, alleluia, che vengono consolati. Ed egli, levatosi, vi andò, ed ecco un uomo etiopo. Sottolinea questa parola nella tua Bibbia, anzi io non ce l'ho sottolineata, ma me la sottolineo. Un uomo etiopo, ecco, e la voglio pure evidenziare, ti è proprio, voglio fare un lavoretto. Ecco un uomo etiopo, eunuco barone di Candace, regina degli Etiopi, che era soprintendente di tutti i tesori di essa, il quale era venuto in Gerusalemme per adorare. Seconda parola, me la scrivo qua perché poi dopo seguo la scaletta. Eunuco, due, adorare. È così che si fanno le scalette. Ora egli se ne tornava e, sedendo sopra il suo carro, leggeva il profeta Isaia 3. Leggeva.
E lo spirito disse a Filippo: accostati e giungi a questo carro. Filippo accorse e udì che egli leggeva il profeta Isaia, quindi leggeva a voce alta. Infatti gli ebrei leggono a voce alta e non solo. A volte, come dire, cantano anche quello che leggono. C'è tutto un perché, dipende. Ed egli disse: intendi tu le cose che leggi? Intendi, capisci? Verso 30. Quindi verso 30, intendi? Stai capendo? No, che uno deve fare il battesimo e basta. Stai capendo quello che leggi? Hai capito la fede in Gesù Cristo? Guardate, io ancora non ho cominciato la spiegazione. Sto solamente leggendo. E penso che già così l'ascoltatore avrà già capito. Basta leggere con attenzione, non è che serve essere scienziati. Ed egli disse: e come posso intendere? Cioè, ti stai rendendo conto? E come posso intendere? Se non che qualcuno mi guidi, ovvero che qualcuno mi spieghi. Quindi lui rispose: no, no, non ho capito un H. Perfetto. E pregò Filippo che montasse e sedesse con lui. Ora, il luogo della scrittura che egli leggeva era questo: egli è stato menato all'uccisione. Quindi sta leggendo del Cristo. Passo numero 6. Sta leggendo del Cristo. Egli è stato menato all'uccisione come una pecora a guisa d'agnello. Quindi sta parlando della morte e della risurrezione, quindi del battesimo e della cena del Signore. Quindi del Cristo, numero 7, morte e risurrezione. Che come pecora guisa d'agnello, che è mutolo dinanzi a colui che lo tosa, così egli non ha aperta la sua bocca. Per lo suo abbassamento e la sua condannazione è stata tolta. Ma chi racconterà la sua età? Poiché la sua vita è stata tolta dalla terra. E l'eunuco fece motto a Filippo e disse: di cui ti prego, dice questo il profeta? Lo dice di se stesso oppure di un altro? E Filippo, avendo aperta la bocca, cominciando da questa scrittura, lo evangelizzò. Numero 8. Lo evangelizzò. Gli spiegò. Lo indottrinò. Indottrinò. E mentre andavano al loro cammino, giussero a una certa acqua. E l'eunuco disse, dopo glielo disse, dopo, ecco dell'acqua, cosa impedisce che io ne sia battezzato? E Filippo disse, se tu credi con tutto il cuore, se tu credi, attenzione, con tutto il cuore, quindi se credi accetti e nasci di nuovo, e lì ti è lecito. Egli, dopo essere stato evangelizzato, e aver creduto, e aver accettato, e aver capito, allora disse: io credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. E comandò che il carro si fermasse. Tutte e due furono battezzati. È ora tarda, è l'una di notte, sono stanco. Fu battezzato l'eunuco, tutte e due entrarono nell'acqua, quello volevo dire. Tutte e due entrarono nell'acqua, fu battezzato l'eunuco. E lo Spirito Santo confermò che quel battesimo fu, buono e accettevole a Dio, perché poi lo Spirito Santo rapì Filippo. Ora, questo passo viene presentato come il passo che i legalisti e i religiosi pretendono sfornare e fargli dire quello che loro vogliono che il passo dica. E quindi loro dicono no, perché la persona che crede deve essere battezzata immediatamente e senza ricevere nessuna istruzione, eccetera, eccetera, eccetera. Ripeto nuovamente, non stiamo parlando
delle false chiese che ti fanno aspettare anni prima di essere battezzato, che devi fare dei corsi di 12 mesi, di 15 mesi, lascia stare questo, non è. Quello è l'eccesso opposto. Già l'ho detto, stiamo parlando delle chiese sane e sobrie. Allora, cominciamo subito dal punto numero uno, che me lo sono anche segnato. Punto numero uno, me lo sono anche sottolineato qui nella mia Bibbia, ed è scritto uomo etiopo. Vi era un eunuco, questo eunuco era un uomo, non era una donna, era un uomo. Se era una donna era uguale, ci mancherebbe, non è questo che voglio dire, semplicemente è scritto uomo e dico che era uomo. E quindi era un uomo. Era etiopo ed era un giudeo. Ah, non ci avevi pensato. E beh, ma te lo facciamo pensare noi. Cosa vuol dire essere giudeo in quell'epoca là? Cosa vuol dire essere giudeo o ebreo 2000 anni fa? Non è la stessa cosa che essere ebreo oggi, sai? Sai che il 90% degli ebrei oggi non praticano il giudaismo? E che il 90% degli ebrei sono atei? Ah, non lo sapevi? E beh, adesso lo sai. Sì, ma 2000 anni fa essere ebreo significava essere nato in una famiglia ebrea, essere cresciuti con una istruzione ebrea, essere cresciuti e stati insegnati da rabbini in una sinagoga, conoscere i precetti, i misbotte, della parola del Signore, vivere nel giudaismo, andare in sinagoga tutti i sabati, da quando nascono fino alla morte, essere preparati dottrinalmente, conoscere le scritture, non come i rabbini, perché i rabbini avevano una conoscenza particolare, ecco perché chi non era rabbino lo consideravano gente ignorante, ma non erano ignoranti. Loro erano presuntuosi nel chiamarli ignoranti, ma non erano ignoranti, perché tutte queste persone, pur non essendo rabbini, conoscevano i precetti, conoscevano le scritture. Ovviamente non comprendevano tutto. Per esempio, la parte del Messia non la comprendevano perché non era stata rivelata. Infatti, vediamo qui che l'eunuco non la comprendeva, ma non per questo non sapeva tutto il resto, la parte della legge, eccetera, eccetera. Quindi noi vediamo che qui si trova un eunuco ebreo. La prima chiesa che nasce è una chiesa ebrea, non c'era neanche un solo gentile. I gentili verranno dopo, tant'è che quando Pietro fu mandato da parte dello Spirito Santo a evangelizzare i gentili, a casa di quei appunto che vide la visione, si trovava sul tetto a pregare, vide il lenzuolo con degli animali impuri, la voce gli dice ammazza e mangia. Pietro dice no, io non ho mai mangiato nulla di impuro, e la voce gli dice non rendere impuro quello che Dio ha reso puro. Insomma, poi alla fine va in questa casa, c'erano tutti i gentili, gli annuncia l'Evangelo di Gesù Cristo e lo Spirito Santo cade su tutti quelli che erano presenti, cominciano a parlare in lingue, e quando Pietro torna e annuncia quello che aveva fatto, quasi quasi lo volevano lapidare, perché era inconcepibile che per i primi discepoli che i gentili prendessero parte insieme al popolo eletto. Poi piano piano si abitueranno, poi verrà l'apostolo Paolo e dirà: come Pietro fu mandato a quelli della circoncisione, io sono stato mandato a quelli della incirconcisione. Gloria, ma fino nei primissimi giorni erano solamente ebrei, e quindi questo eunuco era un eunuco ebreo, quindi era un ebreo, e quindi era anche una persona devota, era una persona che conosceva, era una persona che era andato, come abbiamo letto qua, a Gerusalemme nel verso numero 27 per adorare. Quindi non era qualcuno che non sapeva quello che stava facendo. Non era qualcuno sprovvisto, non è qualcuno che viene in chiesa che non sa niente, non sa neanche chi è Cristo, non sa cosa Gesù ha fatto per lui, non sa neanche se è nato di nuovo, non sa quello che sta facendo, viene da te e ti dice: voglio essere battezzato.
Secondo la posizione legalista, lo devi battezzare subito perché l'eunuco ha visto, l'ha battezzato subito, sì. Ti citano il passo, l'eunuco l'ha battezzato subito, ma non te lo spiegano. Non ti spiegano tutto il contorno. Tanti anni fa, non mi ricordo quanti anni fa, boh, 4, 5, non lo so, venne un evangelista e dal Brasile. Lui è italiano, però viveva in Brasile e non faccio nomi perché io rispetto sempre la privacy, io sono molto corretto, quindi può essere chiunque. Mi piace portare gli insegnamenti, quindi non ha importanza che racconto questo perché io rispetto la privacy e rispetto le persone. Quindi è venuto questo fratello. E un po' confuso su tanti aspetti. Vabbè, io come dico sempre ho fatto ognori, vabbè. E a un certo punto lui è venuto nella chiesa, nella mia chiesa, lo so che è del Signore, mia in senso che faccio parte di questa chiesa, io sono il pastore, gloria a Dio. Comunque è venuto e mi ha detto a me quello che io dovevo fare nella chiesa, mi ha detto perché quando qualcuno, così, d'amblè, quando qualcuno si converte, mi raccomando, lo devi battezzare subito. A che io, tanto buono e caro, però pure io ho la mia franchezza. In quel momento io ho detto: senti, caro amico, ma tu hai capito chi è ste eunuco? E in 448 gli ho spiegato il passo. Ha fatto così, non ha aperto bocca. Ho capito che in lui c'era una buona fede. Perché spesso c'è cattiva fede, cioè che si nega anche l'evidenza. Benissimo. Quindi si cita questo passo dell'eunuco per far fare poi alle persone quello che va fatto e non va fatto. E lo stiamo spiegando in tutta quanta la seduta com'è la procedura. Quindi noi vediamo che in questo passo c'è primo un ebreo. Secondo, essendo ebreo, era stato educato nel giudaismo. Terzo, essendo stato educato nel giudaismo, conosceva bene il giudaismo. Sapeva bene in che consistevano i comandamenti del Signore. Quarto, ha cominciato a leggere. Quinto, non aveva compreso un H, perché a un certo punto Filippo gli dice: ma tu comprendi, intendi quello che stai leggendo? Qui nel verso 30, intendi tu le cose che leggi? E lui gli disse: manco per niente, non ho capito nulla. E allora Filippo disse: allora sai che c'è, mo te le spiego. E allora noi vediamo che la persona che deve ricevere il battesimo deve comprendere quello che sta facendo, lo deve capire, glielo devi spiegare, non è che lo devi battezzare subito. Ma stiamo scherzando, ma glielo vuoi spiegare? Poi ogni chiesa ha il suo modo. C'è chi guarda, noi vieni, facciamo delle lezioni, il sabato, la domenica, insomma, ogni chiesa poi si organizzerà, e se la persona veramente è interessata, ha amore per il Signore, farà qualsiasi cosa per andare lì e in linea di massima, non è che deve prendersi un diploma 5 anni all'università, un diploma in teologia o alla scuola biblica, o deve conoscere la parola di Dio come la conosce il pastore. Ci mancherebbe, il pastore ci mette decenni ad arrivare a quel punto. Mo arrivi tu in 2 giorni, pretendi di sapere tutto. Non è così che funziona, ma in linea generale, ma gli vuoi spiegare quello che sta facendo? Se ha capito, vuoi vedere se veramente è nato di nuovo o se magari esce fuori dalla chiesa, se ne va in discoteca a bere e a fumare, come fanno oggi molti. Ah, ma questo non si dice, no, perché l'eunuco è stato battezzato subito, tu devi fare altrettanto. E poi non si capisce neanche che cos'è il giudaismo. Ma di che cosa stiamo parlando? Diceva il mio pastore. Gli spiega il passo del Cristo di Isaia 53, abbiamo tutti capito che è Isaia 53, e quindi Isaia 53 parla della morte, della risurrezione, quindi del battesimo e della cena del Signore.
perché le tre cose sono correlate: morte e risurrezione di Cristo, battesimo in acqua del credente, santa cena o cena del Signore. Queste tre cose sono tre pilari che ne formano uno solo, cioè una sola fede, una sola verità. Tre pilari: Cristo, battesimo, cena del Signore. Che ne dite? Attenzione ai video che vedete di diffamazione, dei legalisti religiosi che predicano contro il libero arbitrio, che solo alcuni sono predestinati, che la Chiesa deve attraversare la grande tribolazione, che dicono solo male di tutti. E infine vogliamo concludere con due grandi verità. Non essendo contenti di tutto questo, questi signori del legalismo religioso dicono: ah, quando fanno il battesimo è come se fosse una grande festa. E io rispondo: sì, è una grande festa per me il battesimo nell'acqua. Ah, per te non lo è? Per te è un giorno qualunque? Benissimo, per me è una grande festa. Sai perché è una grande festa? Per tutte le cose che ho spiegato fino adesso, che è più di un'ora che sto parlando. Te pare poco? Infatti, è così importante il battesimo nell'acqua che una volta fatto, è fatto. Non si ripete mai più, sai? Non si ripete. Ah, anche se tu lasci il Signore, se tu lasci, tu veramente nasci di nuovo, proprio nasci, proprio veramente, cammini nelle vie del Signore, hai fatto il battesimo in acqua, perfetto. Dopo un anno, torni nel mondo. Il Signore va sempre a cercare la pecorella smarrita, c'è pure la parabola. Ti penti, torni al Signore. Amen, il battesimo è stato fatto, non si ripete. Il battesimo non è che si ripete e neanche che va rifatto, va fatto. Quando se per esempio, se uno viene a me, guarda, io ho fatto il battesimo, però me l'hanno fatto nel nome di Gesù. Alt, fermati. No, non va bene. Che va rifatto? No, non è che va rifatto, va proprio fatto. Va fatto che tu non sei stato battezzato. Nel nome di Gesù non sei stato battezzato. Questo l'abbiamo spiegato altrove, potete vedere i video. Il battesimo va fatto, prima di tutto, per immersione. Quindi anche se te l'hanno fatto per aspersione, non va bene. Questo l'abbiamo già spiegato. E poi va fatto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Se non te l'hanno fatto così, non è che va rifatto, va proprio fatto. Ma se il battesimo è stato fatto biblicamente, in maniera corretta, quindi, una volta fatto, è fatto. E quindi è un giorno importantissimo. È una festa. E poi ci sono dei problemi che esistono e variano anche da nazione a nazione. Mettiti anche nei panni del pastore. Partiamo dalle situazioni più catastrofiche, ok? Qualcuno dirà: ma non è il nostro caso. Sì, però esistono questi casi e noi li dobbiamo conoscere. Prendiamo un credente che nasce di nuovo in Cina o in Corea del Nord o in Afghanistan o in Arabia Saudita e deve essere battezzato. Dove lo battezzi? Che se ti beccano ti tagliano la testa. Ridi? Non c'è da ridere, c'è da piangere. Quanti fratelli stanno morendo adesso in Iran o in Arabia, crocifissi? Fai che ti beccano nell'acqua. Ah, te pensi che prendi e battezzi? In Cina, non mi ricordo adesso gli anni, comunque tanti decenni fa, ma ancora oggi c'è una grande persecuzione. Quando per fare i battesimi dovevano aspettare l'inverno, le 2, le 3 di mattina, andare nei laghi, perché a quell'ora di notte, in quella stagione, non c'erano le guardie. Che voglio dire con questo? Che ci sono problemi
di tipo materiale. A volte capita che il pastore non ha nessun problema nel farti il battesimo, però magari non ha la possibilità in quel momento, perché magari è inverno e qualcuno dirà: glielo fai lo stesso nella fontana fuori o al mare d'inverno? Ah, questo lo dici tu. Sì, benissimo. Però vedi, se tu fai il battesimo a qualcuno, ok, nel mare d'inverno, e quel qualcuno si sente male e gli succede qualcosa, in galera non ci vai tu, che stai seduto su una bella poltrona dietro al computer ad abbaiare. Oltretutto che ti dispiace se si sente male. Inoltre ci sono persone di una certa età, ci sono persone malate, ci sono anche quelle che veramente lo vogliono fare. Ma non tutti si vogliono prendere la responsabilità. Me ne puoi fare una colpa, sei libero. Io ti dico come stanno le cose, poi tu puoi sparare tutte le frecce che vuoi. Io però, allora qualcuno dirà: vabbè, scusa, basta andare in una casa e farlo in una vasca. Non sempre c'è una casa disponibile, non sempre c'è una casa. Insomma, ci sono dei problemi, ci possono essere. Magari non ci sono tutti questi problemi, quello è un altro discorso. Però io ti sto dicendo che in un'azione materiale ci possono essere anche problemi di tipo materiale. E magari bisogna aspettare un pochettino, non ti metti a sparare frecce a destra e a sinistra. Usa la logica, usa l'amore. Mettete pure nei panni di quell'altro. Ripeto, stiamo parlando di chiese, di sani principi. Quindi il battesimo nell'acqua, sì, è un giorno importante, è un giorno di festa, è un giorno unico, è un giorno bello. Se riesci a farti un filmino, fatti un filmino con un cellulare, con una telecamerina, come vuoi, fatti un filmino, tienitelo, perché è un bel giorno. Benedetto è il santo nome del Signore. Ci possono essere dei problemi se il pastore, che come già detto stiamo parlando di fratelli veri, ha dei problemi. Sii compassionevole anche tu, cerca di capirlo. Benedetto è il nome del Signore. E concludo con cercare di distruggere l'ultima accusa. Perché quando si battezzano li fanno vestire di bianco, si vestono di bianco. Dove sta scritto questo? Quando gli apostoli battezzavano, eccetera, eccetera, non è scritto questo. Vedete, cari amici, io penso che veramente questi hanno un ministero del diavolo. Il legalismo religioso spara su tutto, su qualsiasi cosa non gli va genio. Pensate che questa gente qua si è spinta talmente oltre nell'infangare tutto e tutti, che addirittura hanno fatto un video, che io quando l'ho visto sono caduto per caso, l'ho visto, perché ho visto il titolo e ho detto: no, pure questo. No, ho sentito un pezzetto e poi sono andato a suicidarmi, scusate, è una battuta. Addirittura su che passare la colletta nella chiesa è peccato. Pensate fino dove si sono spinti. E io dico: e perché è peccato passare la colletta? Dice: perché non è scritto. Ah, beh, giusto. Allora io rispondo, perché io rispondo sempre, dico: ma infatti è per questo che noi cristiani non ci mettiamo i pantaloni verdi. E certo, siccome non è scritto ti puoi mettere i pantaloni verdi, automaticamente è peccato mettersi i pantaloni verdi. Così fanno loro con il passare la colletta. Alleluia. Siccome non è scritto che puoi passare la colletta, allora automaticamente non si può passare la colletta, perché diventa peccato, pensate. E ci fanno anche un video. E poi le persone che non sono cristiane vedono questi video e pensano che noi evangelici siamo tutti così. No, è l'1% che è così. Ma siccome questo 1% fa molta confusione, sembra che è un pensiero che si trova in generale. No. È l'1%. Lo stai vedendo. Io che sono un evangelico e sono denominazionale
e non adenominazionale, denuncio queste cose, questo legalismo religioso. Questo legalismo religioso che spara contro tutti e tutto, benedetto il nome del Signore, dice che fare il battesimo nell'acqua vestiti di bianco è qualcosa di osceno. Bene. Adesso io vi vorrei, non a loro perché con loro neanche ci perdo il tempo, vi vorrei far riflettere su un fatto. L'essere umano, noi, ok, comunichiamo, ok? Nel comunicare, ok? Lo facciamo con la favella, ok? Noi però sappiamo, pensate che tanti anni fa al lavoro mi fecero fare pure un corso, vabbè, questa è un'altra storia, si vede che non sapevano come investire i soldi, diciamo questo. Nel comunicare, oltre a usare la favella, usiamo il corpo. Il nostro corpo comunica più delle parole. Sì, è vero. Tu puoi parlare dolce e guardare male. Rischi, sai? Dipende con chi lo fai. Te puoi pure beccare qualche ceffone se becchi la persona sbagliata. È vero. Allo stesso modo, il vestiario comunica. Il vestiario comunica. Secondo come tu vesti, io saprò che mentalità hai. Lascia stare che poi puoi camuffare e far vedere una cosa per un'altra, quello è un altro discorso. Però di certo, secondo come tu vesti, io mi regolo chi sei intanto. Anche il portamento e anche i colori. Eh sì, caro amico. Il colore bianco nella scrittura è un colore molto importante. E il colore bianco comunica e lancia un messaggio. Qual è il messaggio che lancia il colore bianco? Il colore bianco lancia il messaggio di santità, di amore e di pace. Tre cose: santità, amore, pace. O perché quando ci si sposa la donna veste sempre di bianco? Perché in teoria la donna dovrebbe essere vergine, che poi non lo è un altro discorso. Ma secondo quello che dice la Bibbia, il cristianesimo, la donna dovrebbe essere vergine, quindi il bianco rappresenta purità, santità, pace. Ecco perché quando l'apostolo Giovanni su nel cielo vide quella grande folla, era tutta vestita di lino bianco, di bisso, bianchissimo, vesti bianchissime. Quindi il bianco rappresenta qualcosa, è un linguaggio, è un comunicare. Allora io potrei dire, visto che noi non ha importanza il colore, giusto? Allora facciamoli vestire tutti di nero. Scusa, lo posso fare, non c'è scritto, giusto? Allora facciamoli vestire tutti di nero, con tutto il velo nero, con tutto coperto, tutti di nero. Al mare, davanti a tutta la gente, tanto non c'è scritto niente. In merito non c'è scritto niente. Cosa mi dite? In questo si può fare? Non è forse apparenza di male? Non è un comunicare morte, terrore, assenza di luce, buio? Il bianco è un comunicare qualcosa, soprattutto al mondo, perché spesso i battesimi vengono fatti davanti a tutti, al mare, almeno noi. Non sempre, però, gloria a Dio. E quindi è un comunicare. Ora noi facciamo mettere il camice glielo diamo noi, è bianco, e diciamo, se ti è possibile, vestiti di bianco anche sotto. Se poi non ce l'hai, o se ti è un problema, o se non ti va, ci mancherebbe. Non sei obbligato. Niente è un obbligo, però normalmente quando si è nati di nuovo si ha uno spirito sensibile e si ascolta l'anziano e i consigli, e andare a fare video in giro per infangare l'infangabile, quello è satanico, e non mettere un camice bianco che è luce, pace,
gioia, trasparenza, santità a qualcuno che deve fare qualcosa di molto importante in un giorno importante, unico e irripetibile. Quello è infangare, quello è male, quello è peccato e non quest'altro. Chiediamo scusa se siamo stati un po' polemici, speriamo di aver fatto bene, speriamo che questo video sia servito a qualcuno, speriamo che questo video sia di edificazione. Come vedete non abbiamo fatto nomi, anche se che, chi deve capire ha capito. No, scrivetemi, ah stai parlando di... non vi rispondo, anche se vi conosco. Non è questo il senso. Il senso dei nostri video è l'insegnamento. Noi siamo qua, nel nostro piccolo, per insegnare. Se abbiamo sbagliato qualcosa, che dobbiamo essere corretti, è giusto che voi ce lo facciate presente. Se riscontriamo che veramente abbiamo sbagliato, ma noi ritrattiamo subito, facciamo subito un video. Oh, fratelli, ci siamo sbagliati! Alte! Io in chiesa mi è capitato di dire delle cose che ho fatto un errore. Fratelli, l'altra volta vi ho detto una cosa, guardate che è sbagliato! Ma noi non ci avevamo fatto caso. Sì, tanto io vi dico che ho sbagliato, poi gloria a Dio. Questo è importante. Bene, questo è stato il video e vorrei concludere col dirti che se non sei ancora stato battezzato, valuta se sei nato di nuovo, se hai creduto nel Signore Gesù, se lo stai pregando, se stai cercando la sua faccia, se ami la fratellanza, se frequenti la chiesa, se veramente stai camminando nelle vie del Signore. Tu lo sai alla luce della Scrittura. Se è sì, beh, è buono che tu venga battezzato, è buono che tu venga battezzato nella chiesa dove sei nato di nuovo o che stai frequentando, è bene che tu sia battezzato per immersione, è bene che tu sia battezzato nel nome della Trinità, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, è bene ottemperare a questo comandamento, insieme poi, appena possibile, col celebrare la cena del Signore. È bello, io ti incoraggio, Gesù sta per suonare la tromba, gloria a Dio, se sei nato di nuovo, sei salvato, non ti preoccupare, se torna stasera te ne vai col Signore, ma intanto comincia a metterti in cuore di sistemare anche questa parte qui nella tua vita con le cose che abbiamo rappresentato qui alla luce della parola di Dio. Che Dio ti benedica, viva Cristo e, come diciamo sempre, la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la guida, la comunione, le consolazioni dello Spirito Santo siano con noi da sempre in eterno. Amen. Che Dio ti benedica. Shalom.